Allo? Eccoci. Ah, finalmente. Io penso che stanotte... Dimmi tutto. Ti dico delle cose molto riservate e segrete. Dimmi. La nostra candidata comunista di qua, no? Sì. Era aiutata, ha chiesto aiuto a Chavez, perché tu, come sai, lei sta facendo tutta una propaganda a favore di Chavez. Certo. In Italia. E quindi ha chiesto certi aiuti, eccetera. Io non so chi è stato. Chi, una certa parte di queste buste era partita grazie ai servizi di sicurezza di qua, dove io ho i miei, chiaro o no? Mm-hmm. Quindi mi sono trovato stanotte a dover non avevo via uscita, che non me le potevano consegnare. Ho una sola possibilità: distruggerle, chiaro o no? Sì. Perché se non andavo, hai capito, no? Certo. Cosa che ho fatto. Però distruggere queste cose era una specie di reato, insomma, più di un reato, chiaro o no? Sì. E quindi avrei voluto avere l'ok da parte di Barbara. Mm. Barbara non mi ha potuto rispondere, la disgraziata stava dormendo alle 3 di notte, chiaro o no? Certo. E quindi senza avere l'autorizzazione io ugualmente l'ho fatto, insomma. Ok. Era il minimo che potevo fare, chiaro. Ora stiamo tentando di fare un'operazione, la stiamo tentando, perché i voti qua, sta gente vota poco. Lo so, ma hanno detto il console mi ha detto che siamo sul 10%. È una cosa veramente allucinante, quindi figurati tu come mi treme il culo, perché se non partiamo di qua con 20.000 voti siamo fottuti. Assolutamente. Quindi figurati come mi treme il culo, che Dio solo sa, tutti. Sto facendo l'impossibile, figurati che ho trovato chi di dovere, figurati che le buste mi stanno chiedendo 100.000 busta, figurati tu. Ok. Pensa tu che significa, che naturalmente io ho mandato Nello con le vecchie, ho mandato Ugo, e naturalmente i figli, per motivi facilmente comprensibili, ho trovato la strada, però vediamo quello che si riesce a fare, perché se mi va bene per 50, per 10.000 ho risolto il problema. Certo. Ma non lo so. Tu sai che io le cose le dico quando sono sicure, quando è certo, quando ci metto le mani e quando li tocco, peggio di San Tommaso, insomma. Che Tommaso, che voleva mettere il dito nel costato del Signore, per me era un ottimista, insomma, tanto per parlarci chiaro. Assolutamente. Ma non è che se Sparta piange Atene ride, perché in tutti gli altri paesi mi trovo la stessa situazione, perché i calabresi che mi sono costati quello, a proposito, guarda che se non mi mandate quei soldi sono fottuto io. Lo so, ho già parlato con Barber e tutto. Sono veramente fottuto con i calabresi, con i siciliani, con i campani, che d'altro canto hanno inviato 26.000 lettere in Campania. Ok. Che ti spiego, dedicami 10 minuti così hai il quadro della... Ti sto dedicando tutto il tempo. Benissimo, allora veniamo al discorso con l'Italia. Ne ho parlato con Marcello, ne ho parlato anche ancora più su con l'altro, uh-huh, eccetera. Il Senato forse riusciremo ad avere 6-7 senatori in più, perché l'operazione Calabria, l'operazione Veneto, e se viene fuori come sembra quella campagna, ci dà questa possibilità, perché se no noi ci troveremo nella identica situazione al Senato con cui si è trovato Prodi, chiaro? Sì. Quindi devi capire che veramente questa operazione, io glielo ho detto, lo faccio pensare a chi di dovere, perché l'operazione Calabria l'ho fatta io, l'operazione Veneto l'ho fatta io, chiaro, l'operazione Campania in parte l'abbiamo fatta, chiaro o no? Quindi siamo noi. Chiarissimo. E devo dirti che Marcello l'ha toccato con male e dice hai ragione la vendere, non solo, e a prova di questo io gliel'ho mandati ad Arcore, non è che gliel'ho mandati a, come si chiama, chiaro o no? Mm-hmm. Quindi al stato attuale al Senato noi abbiamo 6-7 senatori in più. Aspetta, però c'è il problema di qua adesso. Ora, se l'operazione, e io naturalmente mi son provveduto per quanto riguarda la Bolivia, niente da fare, contro l'Equatore niente da fare, li abbiamo fottuti, chiaro o no? Sì. Qui se abbiamo sta affluenza non so come cazzo va a passare, perché sti stronzi si sono organizzati, non dico meglio di noi, ma quasi. Non penso, secondo me non penso, perché secondo me guarda... Ma allora, qui erano organizzati. Lo so. Io stanotte sono riuscito a fare questo, figurati per chiamare io alle tre e mezzo Barbara, ti dai conto come ero combinato, avevo d'altro canto non è che quelli me li potevano consegnare per farle votare io, perché sennò avevo risolto il problema stanotte. No, assolutamente. E quindi non dovevo fare altro che distruggerli. Mm-hmm. Ora, una quota parte quindi è stata distrutta. Sono spiegato. Allora, a me mi hanno detto che in Venezuela si parla del 10% dei votanti reali. Sì, allo stato attuale è così. Diciamo che possono arrivare al 20%.
Sì, quasi mai, ma ancora ma non al so. massimo. Non penso che quella di sinistra abbia fatto qualcosa di buono, eh. Ma io gliel'ho messa nel culo per altre due cose. Tu devi pensare che mi ha chiamato Pollastri gridando come un pazzo, mandandomi un notaio amico suo. Per quanto riguarda l'Argentina, per quanto riguardava il Brasile, eccetera, eccetera. L'ho incazzato, ma io che gli ho fatto? Io non lo conosco, io lo stimo molto, è una persona molto per bene. Vabbè, lasciamo stare. Ma perché? Eccetera, eccetera. Va bene, questa di qua.